forme d'onda, segnali musicali e notizie nella notte. Un programma ideato e condotto da Rudy Siri e Stefania Nicoletti. Buonasera, buonasera, bentornati qui su Spreaker con Forme d'Onda. Come sempre, buonasera da Rudy Siri e da Stefania Nicoletti. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora, siamo tornati, terza puntata della decima stagione di Forme d'Onda, e stasera abbiamo di nuovo con noi Lara Pavanetto, che salutiamo subito. Ciao Lara. Ciao, ciao a tutti, ciao Rudy, ciao Stefania. Allora, con Lara avevamo chiuso la scorsa stagione e adesso, insomma, l'abbiamo con noi, diciamo, di nuovo ospite, perché ci andiamo a rioccupare di Fiat insieme a lei. Allora, lascio subito la parola a Stefania, che introduce un attimo il tema della serata, anche perché è un tema abbastanza, penso, intrigante, come sempre, insomma, come tutte le storie di Lara, più o meno truculente, diciamo così. Vero, vero. Beh, tu sei quella che racconta le fiabe ai bambini. È vero. Insomma. Sì. Quindi ce lo ricordiamo bene, insomma, quel manifestino, sì, che girava un po' di tempo fa. E perché appunto ci rioccupiamo, insomma, con lei di un delitto che riguarda proprio la Fiat, un delitto irrisolto. Dire come abbiamo titolato. Vai Stefi. Sì, infatti ci eravamo occupati proprio alla fine della scorsa stagione. L'ultima puntata con Lara l'avevamo fatta sui Rosa Croce, ma la penultima era proprio sulla Fiat, sulla storia segreta della Fiat. E questo delitto fa parte della storia segreta della Fiat. È un delitto pressoché sconosciuto, come abbiamo scritto anche nella nostra descrizione, anzi io direi anche senza il pressoché, sì, direi che è proprio sconosciuto alle masse, perlomeno magari conosciuto a chi è appassionato della storia, appunto, della Fiat. Che succede? Allora, mi sa che arriva un po' in ritardo, non so se la tua voce o la mia, comunque, intanto l'importante è che riusciamo a fare l'introduzione iniziale, tanto sì, poi sì, parla Lara. Non so se spero che mi sentiate adesso, sì, in questo momento. Sì, noi sentiamo perfettamente, comunque, però allora, dicevo, non so se che c'è qualche ritorno di qualcuno, che magari accertatevi se avete dei ritorni aperti magari. Vai, vai, Stefi.
Vai tranquilla. Eh sì, ma mi sa che la connessione, il wifi, comunque, tanto appunto l'importante è che poi si senta bene Lara. E, insomma, quello che dicevo è che è un omicidio sconosciuto alle masse, perché non è un nome di cui si parla, è un omicidio avvenuto 70 anni fa, nel 1952, a Torino, ed è il delitto dell'ingegnere Erio Codeca. Adesso sicuramente questo nome non dirà niente alla maggior parte dei nostri ascoltatori, però è un personaggio invece molto importante e vedremo adesso Lara ci racconterà anche tutti gli intrecci e vedremo che saltano fuori i soliti meccanismi che poi vediamo in tutte queste vicende, no? Di cui ci siamo occupati sia con Lara che anche con altri ricercatori. Quindi io lascio subito la parola a Lara, che immagino ci farà anche un'introduzione su quello che era anche il periodo dell'epoca, quindi gli inizi proprio degli anni 50. E già in realtà ne avevamo un po' parlato anche appunto in quella puntata dedicata alla Fiat. Comunque, la parola a te, Lara. Allora, Lara, ci Mi sei? sentite? Sì, Ecco, ecco, mi adesso sì. sentite? Sì, Ecco, sì. bene. Ecco, allora sì, è un delitto davvero sconosciuto e di un personaggio sconosciuto, ma spesso capita così, insomma, e fa proprio parte della storia segreta della Fiat, insomma, la Fiat che non esiste più apparentemente. Comunque, l'ingegnere Erio Codeca, che poi si chiamava Eleuterio Codeca, e fu ucciso, assassinato la sera del 16 aprile 1952 con un solo colpo di arma da fuoco nei pressi della sua villetta a Torino, in via Valle della Regina, non lontano dalla chiesa della Gran Madre di Dio, in Borgo Po, che era un quartiere residenziale, insomma, torinese. Lui era nato a Ferrara nel 1901. E era il direttore, sì, il 1901, qua mi sono persa la data, comunque. E comunque era il direttore dal 1950, era il direttore della Fiat SPA, una fabbrica del gruppo Fiat, era una delle meno in vista, però non era importante perché era stata riconvertita dopo la guerra alla produzione di veicoli industriali e di trattori agricoli proprio con il marchio Fiat. E appunto, come diceva Stefania, è importante sottolineare il periodo perché che poi ha molte attinenze con il periodo che stiamo vivendo ancora oggi. Si era in piena guerra fredda. Le sinistre erano state cacciate dal governo nel maggio del 47, c'era la crociata anticomunista, la repressione della sinistra nelle fabbriche e soprattutto c'era timore di una rivoluzione, soprattutto da parte della Democrazia Cristiana. E il centro più caldo dello scontro era proprio Torino. E tanto che dopo il delitto Codeca ci fu anche appunto il pretesto per cacciare qualche comunista, ecco, qualche sospetto comunista dalla Fiat. E allora, come oggi, per l'Italia era importante la sua posizione perché il nostro paese, come fosse una enorme banchina di un porto che si spinge appunto dentro il Mediterraneo. E noi abbiamo appunto il Nord Africa con il petrolio e siamo anche però, eravamo al confine con il blocco est. È un po' la situazione che c'è anche oggi per certi versi. E dunque le implicazioni politiche e militari all'epoca, ma anche oggi, sono molto complesse. Però questo ingegner Codeca in realtà non si era mai occupato di licenziamenti o di problemi che potevano creare dissapori con i lavoratori e dunque suonò subito strano il fatto che fosse stato preso di mira. Cioè, se l'avessero incontrato per strada, gli operai non l'avrebbero nemmeno riconosciuto. Fu strano anche il modo in cui fu ucciso con un solo colpo, un calibro 9. E una delle ipotesi fu che il colpo fosse partito da un fucile Sten, che era un'arma da guerra.
In un primo momento i giornali scrissero che Kodekar era stato freddato con un colpo alla nuca. In realtà la ferita alla testa era stata una conseguenza della sua caduta a terra. Gli avevano sparato dal fianco destro con un'inclinazione dal basso verso l'alto. Dunque, questa traiettoria aveva perforato fegato, polmoni e cuore. E non c'era possibilità che dopo un colpo del genere l'ingegnere sopravvivesse. E dunque si ipotizzò che chi sparò sapeva benissimo come si uccideva un uomo con un sol colpo. E questo dimostrava poi che c'era anche premeditazione. Subito la Fiat, l'Unione Industriali della Federazione Italiana Dirigente in d'Azienda, misero a disposizione 30 milioni di lire dell'epoca per chi avesse fornito delle notizie, dunque misero una taglia sull'assassino. E in realtà non si giunse a nulla, però furono in molti a denunciare persone che non c'entravano niente solo per poter fare qualche soldo, e fu un'iniziativa che in realtà creò scompiglio subito, insomma, non facilitò le indagini. Codecà era di Ferrara. Lui veniva da una famiglia nobile, si era laureato a Grenoble nella Francia repubblicana nel 1926 e appunto si era laureato in Francia senza problemi e poi era tornato in Italia. Dico senza problemi perché intanto in Italia c'era il fascismo, ecco. E malgrado appunto si fosse laureato in Francia, nella Francia repubblicana, lui poi non aveva avuto problemi al ritorno, forse anche appunto, anzi più che forse proprio per i suoi nobili natali. Per la sua famiglia ed era riuscito a trovare un impiego alla Fiat, che era già all'epoca una delle aziende più importanti del paese, insomma. Nella sua carriera lui aveva avuto dei ruoli direttivi molto importanti e inizialmente fu mandato alla filiale di Bucarest e ricordiamo che all'epoca la Fiat era appunto una delle industrie automobilistiche più importanti d'Europa, ne abbiamo parlato. E proprio in Romania Codecà aveva trovato anche moglie, Elena Piaseschi, che era già stata sposata e per lui aveva lasciato il marito. E tra l'altro un fratello dell'ingegnere, Codecà, era vice direttore della banca commerciale Italo Romena. E ciò significa che Codecà era un uomo non solo probabilmente valido e competente, ma anche aveva intrattura di un certo tipo, grazie ai suoi legami familiari. E gli era stato facile di certo aprire canali di contatto con le elite economiche di mezza Europa. E infatti poi Codecà diventerà uno dei massimi dirigenti della Deutsche Fiat Automobil e non a caso. Difatti, tra il 35 e il 43, dal 35 al 43, Codecà appunto fu dirigente del distaccamento Fiat in Germania. Passò 8 anni in Germania e poi, dopo il 43, fu richiamato in Italia come vice direttore dell'ufficio Germania, che era l'organo che doveva tenere i rapporti con gli occupanti tedeschi. E lui con i tedeschi imparò bene a trattare. E tant'è che durante la Repubblica Sociale, tra il 43 e il 45, mediò tra il generale Hans Leyers, l'ufficiale della Wehrmacht che si occupava degli affari industriali nell'Italia occupata, e Valletta, il professor Valletta. E pare che questo Leyers, questo ufficiale della Wehrmacht, non fosse proprio un fervente nazista. Aveva tramato con Valletta per riuscire a limitare le requisizioni tedesche sulle materie prime e sui macchinari delle fabbriche. E dopo la guerra era stato ricompensato per questo, perché ottenne un impiego molto ben retribuito alla Deutsche Fiat. Dunque, Codecà, insomma, era stato un dirigente di alto profilo e era probabile che fosse intervenuto per conto della Fiat in molti affari, magari anche non limpidissimi. E nel suo ufficio, durante la perquisizione, furono trovate delle carte cifrate, però nessuno, nemmeno il suo collega più stretto, riuscì a interpretarle. E probabilmente quelle carte non riguardavano nessun affare ufficiale della Fiat SPA.
anche perché queste carte non vennero più a galla nel corso dell'indagine, dell'inchiesta, dunque probabilmente erano carte abbastanza importanti. E dunque era probabile che la Fiat stessa, ecco, fosse intervenuta per bloccare la diffusione di queste carte. E è probabile dunque che alla base del delitto Codeca ci fossero dei segreti industriali, ed è la cosa che molti sospettarono anche subito appena avvenuto l'assassinio. Certo, la Fiat non si mosse tanto limpidamente. La stampa, che era il giornale degli Agnelli, accennò solo una volta al fatto che una delle piste potesse essere quella dello spionaggio industriale, appena dopo l'omicidio, però poi tutto appunto venne insabbiato. Poi successe una cosa strana. 3 anni dopo l'omicidio di Codecà, nel luglio del 1955, fu arrestato il presunto omicida, un certo Giuseppe Faletto. Questo Faletto, che era nato nel 19 a Busano Canavese, nel 44 aveva raggiunto le formazioni partigiane garibaldine che agivano nella Val di Lanzo, però si era rivelato un soggetto indisciplinato e turbolento, era noto per non obbedire ai superiori, per attaccare lite con i compagni e amava, diciamo così, compiere imprese solitarie. E molto vicine anche al brigantaggio, e tanto che alla fine era stato espulso dalla formazione, però era riuscito ad aggregarsi alla 113ª Brigata Garibaldi. Ma anche qui Faletto, invece di combattere, andava a rapinare per conto suo della gente, dei civili, insomma, preferibilmente contadini, ed era alla fine stato cacciato anche da questa formazione. E Faletto portava il nome di Battaglia Briga e non abbandonò comunque le armi, pur essendo stato espulso da questa seconda formazione partigiana, costituì una piccola sua banda e aveva raccolto 8-10 ragazzi tra i 17 e i 18 anni e con loro si diede al brigantaggio. Terminata la guerra, non gli era stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente, lui non si era iscritto comunque a nessun partito e non aveva esercitato alcuna attività politica. Però la sera del 5 gennaio 1946 fu arrestato e poi condannato a 16 anni di reclusione per reati commessi durante la guerra. E il 28 gennaio 1950 la Cassazione aveva rivisto il suo processo, la pena gli era stata diminuita a 6 anni, di cui 3 condonati. Così Faletto era stato rimesso in libertà e in apparenza aveva cominciato a lavorare onestamente, si era dedicato al commercio del pesce che acquistava a Porta Palazzo e che poi rivendeva nei paesi attorno a Torino. Ecco, questo personaggio nel 55, nel luglio del 55, fu arrestato per il delitto Codecà. E fu arrestato grazie alla delazione di due vecchie conoscenze di questo Faletto, di due partigiani che li aveva conosciuti, che lo avevano conosciuto, e Michele Vinardi e Angelo Camia. Questi due erano stati partigiani. Vinardi era stato, però, erano personaggi anche loro un po' particolari. Vinardi era stato in galera per bancarotta fraudolenta, aveva fatto un imbroglio con i soldi di una cooperativa di ex partigiani, e Camia invece era stato arrestato per rapina. E però questi due erano diventati confidenti dei carabinieri. Vinardi, nell'istruttoria del processo appunto che sarà intentato contro Faletto, dirà di aver incontrato Faletto a Torino 2 giorni dopo l'omicidio di Codecà, e Faletto gli avrebbe svelato di aver verniciato l'ingegnere e di averlo ucciso con una beretta calibro 9 che aveva in una borsa, e lo stesso calibro appunto che aveva ucciso Codecà, e dirà di avergli detto: "Guarda, ce l'ho qua, è ancora fumante", e si era vantato di questa cosa. E allo stesso modo Camia, al processo, Camia o Camia, riferirà cose simili e dirà che Faletto nella primavera del 54 gli aveva confessato di essere l'assassino di Codecà.
Comunque, qua accade una cosa che veramente potrebbe essere un film della commedia all'italiana, ma purtroppo non lo è. Comunque, su indicazioni dei carabinieri, questi due, Camia e Vinardi, propongono, dovevano incastrare insomma questo faletto, fargli confessare l'omicidio di Codecà. Allora si mettono d'accordo con i carabinieri e propongono a Faletto un lavoro da 20 milioni, cioè uccidere Vittorio Valletta, il presidente della Fiat. Così, cioè i carabinieri suggeriscono ai loro informatori di prendere in fallo, di prendere Sì, in sì. fallo Faletto, di proporgli di uccidere Valletta. Vabbè. Allora, questo avrebbe ricevuto 10 milioni prima e 10 milioni dopo il lavoro finito. Faletto accetta e si trovano a cena allora per organizzare i dettagli nella cascina di Vinardi a Durent, un paese appena fuori Torino. E cosa succede? Che sotto la tavola dove questi cenano, i carabinieri avevano preparato un microfono collegato a un magnetofono che era nascosto nel ripostiglio, e nel ripostiglio ci stavano il capitano Giuseppe Noto e il maresciallo Giuseppe Scursatone, assieme a due carabinieri che trascrivevano i dialoghi. Allora Giuseppe Noto e Scursatone ascoltavano e gli altri trascrivevano i dialoghi. Allora, tra una bevuta e l'altra, con la scusa dell'omicidio di Valletta da progettare, Camia e Vinardi cercano di farsi raccontare come è successo l'assassinio di Codecà. Però Faletto non dice molto, soprattutto cose vaghe e soprattutto beve. E ogni tanto allora i due ospiti, Camia e Vinardi, accampano le scuse più strane e a turno escono dalla stanza e vanno nel ripostiglio dove ci sono i carabinieri per farsi dire da Noto e Scursatone cosa devono chiedere a Faletto. Ecco, ma poi questo risulta tutto dagli atti processuali. Ho trovato che su internet i cosi della stampa, gli articoli della stampa che raccontano tutta questa cosa. Vabbè, e poi Sembra effettivamente un po' una cosa, una di quelle Sì. scene Totò e Peppino, Dai, insomma. i soliti noti o Sì, cose di io questo ecco, genere. o cose di questo tipo, sì, Sì, infatti. incredibile. Comunque, tornano alla tavola, fanno queste domande che sono state suggerite dai carabinieri, però qua c'è un altro problema, che Faletto parla in dialetto e nel ripostiglio i carabinieri sono meridionali e non capiscono niente. Per di più, a fine serata, Noto e Scursatone scoprono che il magnetofono non ha registrato nulla, ci sono solo le trascrizioni. E allora cosa fanno? Organizzano altre due cene con Faletto, che diventa sempre più sospettoso perché Vinardi e Camia continuano a chiedergli le stesse cose durante queste cene. Allora Faletto comunque parla poco, comunque viene registrato poi negli altri incontri qualcosa di interessante, perché insomma i due gli chiedono: ma insomma almeno ti hanno pagato bene per uccidere Codecà, non è un lavoro che potevano far tutti, bisogna essere capaci. E Faletto, mezzo ubriaco, dice: sì, colpi, io non li sbaglio, e dice di aver ucciso Codecà per l'idea politica, ecco, per il partito, per l'idea politica. E però i due, Camia e Vinardi, insistono perché lui faccia i nomi dei complici, ma lui Faletto non li fa e non dice più nulla su quella sera fatidica del 16 aprile 52, dove avrebbe ucciso, nella quale avrebbe ucciso Codecà. Comunque, nei giorni successivi a questi incontri con Camia e Vinardi, Faletto comincia a sospettare qualcosa, insomma, comincia ad agitarsi, chiede insomma, quando è che devo passare all'azione contro Valletta, quando è che devo ucciderlo. E a questo punto allora viene arrestato, i carabinieri lo arrestano. E vabbè,
si avvia, poi lo arrestano, c'è l'inchiesta, si avvia il processo, e nel 58, quando c'è il processo, i nastri del magnetofono, sono così usurati dagli ascolti che sono diventati inservibili. E ho letto che addirittura la RAI prestò dei suoi magnetofoni per vedere se si poteva ascoltare qualcosa, ma non si riuscì a recuperare nulla. Restarono le trascrizioni, che però avevano un valore minore. E per mesi poi i giornali, soprattutto la stampa degli Agnelli, avevano insistito sulla confessione registrata, però era inservibile e Faletto a questo punto negava sempre tutto. Ma perché c'era stata questa improvvisa svolta nell'indagine, cioè nel 55? Dal 55, 3 anni dopo, saltano fuori con questo Faletto. Tra l'altro, in questa improbabile scena, ecco, delle cene con queste cose, con questi due Cami e Vinardi che erano informatori dei carabinieri. Beh, una risposta potrebbe essere proprio nella personalità dei due carabinieri che si occuparono della cosa. Uno era il capitano Giuseppe Noto, che era comandante della tenenza di Bra in provincia di Cuneo, mentre il maresciallo Scursatone era responsabile della stazione dei carabinieri di Orta a San Giulio sul lago d'Orta nell'Alto Novarese. E dunque già era strano che uno di Novara e uno dell'Alto Cuneo si trovassero a indagare insieme a Torino, in una città che non era di loro competenza, per di più su un delitto compiuto 3 anni prima. Ora, il personaggio più interessante dei due era il maresciallo Scursatone, perché lui, conclusa l'operazione Code K, partì per l'America e partecipò alle indagini nel caso Oloan, di cui poi parlerò, e fu fra i testi che furono sentiti dalla commissione d'inchiesta di Washington. E questo caso Holohan è un caso di cui si occupò addirittura il senatore Kennedy all'epoca. Comunque, questo William Holohan era un maggiore americano dell'OSS, dell'Office of Strategic Service, cioè la futura CIA, ed era a capo dell'operazione Chrysler. In sostanza aveva il compito durante la guerra di sostenere i partigiani italiani della zona del lago d'Orta. Holohan era un anticomunista proprio viscerale e per questo lui aveva favorito soprattutto le brigate cattoliche invece delle Garibaldi. E un giorno, nel dicembre del 44, lo avevano ritrovato morto, ammazzato, insomma. E i sospetti erano caduti su un certo tenente, Aldo Icardi, un italo-americano dell'OSS che partecipava alla missione Chrysler. Questi Icardi era vicino ai comunisti e si disse che aveva organizzato l'omicidio Oluan per agevolare l'azione dei Garibaldini. E in Italia fu condannato, ma in America assolto. Ma pare che l'omicidio di Oluan fosse stato organizzato dal comandante di una brigata Garibaldi, uno che si faceva chiamare 50 e che in realtà era una spia dei fascisti, tanto che poi i compagni lo fecero fuori. Ora, Noto e Scursatone probabilmente non erano dei servizi, ecco, non erano dei veri e propri carabinieri o erano dei carabinieri che lavoravano per i servizi. E perché i servizi a un certo punto, nel 55, tirano fuori Faletto e il delitto Code K? Allora, bisogna approfondire di più. E strana poi è appunto la vicenda che coinvolse Camia e Vinardi nel processo contro Faletto, perché Camia continuò ad accusare Faletto durante l'istruttoria anche al processo. Invece Vinardi, ai primi di agosto del 55, dopo essere stato sentito un paio di volte dai magistrati, scappa da Torino e diventa irreperibile. Diceva di aver paura dei complici di Faletto. Comunque questa fuga, stranamente, non gli impedì di farsi intervistare dalla stampa, dal giornale degli Agnelli, più volte.
Vinardi, sotto pseudonimo, parlò delle cene di Drouhent, cioè delle cene che avevano fatto con Faletto, disse, raccontò come Faletto avesse confessato, di quanto Faletto fosse sanguinario, dichiarò di aver paura di essere ucciso, e però intanto lo intervistavano in continuazione, a volte anche nella redazione della Stampa, e a volte in qualche paesino segreto nascosto tra le montagne. Il fatto è che i carabinieri non riuscivano a stanarlo, però i giornalisti della Stampa sì. E questo è parecchio strano, insomma. E comunque Vinardi non si presentò nemmeno per il processo, in aula non ci andò mai. E per il dibattimento dovettero usare le dichiarazioni che aveva rilasciato in istruttoria. E tuttavia appunto non stette mai zitto, perché rilasciava continue interviste. E nel febbraio del 58, proprio durante un processo, telefonò alla Stampa da un nascondiglio per confermare tutte le accuse di Faletto. Dunque, ci si domanda che convenienze, insomma, aveva la Fiat, avevano gli Agnelli, di mettere in risalto attraverso il loro giornale questa vicenda di Codecà, questa vicenda di Faletto. Pareva che volessero dare, insomma, un megafono a questa vicenda, tirarla fuori dopo 3 anni e fare queste continue interviste a Vinardi. E nello stesso periodo poi ci fu anche un altro episodio strano che riguardava un commissario della Mobili di Torino, Maugeri, che già nel luglio del 52, scusate, non è un episodio del 58 e del 55, però è stato un episodio del 52 che dimostra, che venne tirato fuori in questo periodo, che dimostra come, insomma, le cose erano molto complicate, e come il delitto Codecà nascondesse altre cose. Nel 52, insomma, questo commissario della Mobili di Torino era partito per Bellinzona per verificare una segnalazione che gli era stata fatta. E arrivato in Svizzera aveva trovato il suo informatore, che era un tale Socrate Attabini, che nome, che era un manovale emigrato che viveva con la moglie a Bellinzona. E questo informatore gli aveva rivelato di aver sentito dire da un certo Magnani nel 51 che a Torino c'era un ex gerarca fascista, un nemico dei partigiani, che doveva pagarla, doveva essere fatto fuori, e aveva citato appunto Codecà. E dopo aver letto dell'omicidio sui giornali, questo Attabini era andato a casa della madre di questo Magnani per informarsi se c'era il figlio, ma questo Magnani era partito in segreto per la Francia e così non aveva potuto chiedere direttamente a questo Magnani se era stato lui a uccidere Codecà. In realtà poi questa si rivelò una falsa pista, perché questo Magnani era emigrato già nel 51 in Francia e era stato confermato, insomma, dalla gendarmeria francese, e sicuramente non poteva essere a Torino il giorno dell'omicidio di Codecà. E lui non si era proprio spostato da Grenoble il 16 aprile del 52. E però in questa faccenda era intervenuto già nel 52 Valletta in persona presso l'ambasciatore italiano in Francia, e l'aveva stimolato perché facesse intervenire la polizia francese per accertare se questo Magnani appunto era in Francia o meno al momento dell'assassinio di Codecà. La Fiat aveva interessato addirittura, insomma, la polizia francese, però dopo questa pista si era rivelata falsa. Nel 55 poi era saltata fuori la questione di Faletto. E comunque, fin dall'inizio, già nel 52 e poi nel 55, la Fiat in realtà dimostra che teneva d'occhio lo svolgimento delle indagini e si muoveva con tutti i contatti che aveva a sua disposizione, anche quelli all'estero, come ad esempio l'ambasciatore in Francia, stimolato direttamente da Valletta, per tenere d'occhio appunto l'investigazione sul delitto Codecà.
le indagini appunto private, in realtà la Fiat aveva fatto delle sue indagini private, perché gli era arrivato appunto nel 52 una lettera anonima e circa 2 mesi dopo l'omicidio di Codecà. La Fiat aveva incaricato, cioè Valletta aveva incaricato 2 detective privati, Costante Gandini e Filippo Argenti, di indagare sul caso. Perché in questa lettera veniva accusato un certo Mercuri, che era noto da tempo come attivista del PC, che era stato in passato, che era stato anche lui partigiano e combattente in formazioni garibaldine. Era stato accusato appunto di essere lui l'autore del delitto Codecà. Avevano indagato questi 2 detective privati incaricati dalla Fiat. In realtà anche questa si era rivelata una pista falsa e non erano riusciti ad arrivare a nulla, insomma, in merito a questo Mercuri. Certamente, insomma, contribuì, ecco, questa pista falsa, questa seconda pista falsa, a creare molta confusione, tant'è che nello stesso periodo, come avevo detto prima, sia la Fiat che le associazioni industriali aveva messo una taglia di 30 milioni sul colpevole, dunque invogliando chi poteva avere notizie altro, e in realtà, insomma, aveva contribuito un po' a dissambiare tutto. E poi appunto nel 55 viene fuori Faletto. E sembra tutto strano, insomma, che prima la Fiat quasi indaghi per conto suo, voglia insabbiare determinate cose, poi nel 55 esca questo Faletto. E allora, per chiarire questa cosa, dobbiamo ritornare al 1952, ai giorni del delitto di Codecà. Allora, non so se volete fare una pausa. Ci fermiamo, così facciamo una pausa e anche tu, insomma, riprendi un attimo fiato. Sì. La storia già fino adesso, insomma, alquanto intrigante e interessante, no Stefi, che dici? Sì, assolutamente, anche questi riferimenti a Valletta mi colpiscono in modo particolare. Però sì, è tutto veramente interessante, sì. Ok. Allora, e vedrete dopo. sì, immaginiamo che ci saranno altri sviluppi molto interessanti. Questo è solo l'inizio. diciamo, questo fatto come Agatha Christie. Era l'antipasto, insomma. L'antipasto. Adesso arriveremo, insomma, con i primi piatti. Allora, intanto il primo piatto musicale che ci andiamo ad ascoltare è un classicone dei Led Zeppelin dal secondo album, e questa è Ramble On. Allora, ci siete, care signore o signorine, come volete? Ci siamo. Bene, okay. Allora riprendiamo questa storia, perché, come ci dicevi, ripartiamo quindi dal 1952. Ripartiamo dal 1952 perché appunto dopo, proprio da qua, capiremo forse anche cose perché Giuseppe Faletto fu accusato nel 55, perché la storia ritornò fuori. Allora, bisogna ritornare al 52 e ai giorni in cui Codecà fu ucciso, e bisogna ritornare alla moglie di Codecà, perché è un personaggio centrale della vicenda. Allora, la moglie di Codecà, il 18 aprile del 52, 2 giorni dopo la morte del marito, il giorno del funerale, si era messa a fare tantissime telefonate e telefonate molto insistenti verso Losanna in Svizzera, e telefonate dirette a una certa Jeanine Richard, tutte cose che poi vengono fuori dalle inchieste dei nostri servizi dell'epoca, no? Allora, questa Jeanine Richard era un'invalida di 34 anni, che era rimasta sulla sedia a rotelle per una paresi infantile.
Ma la moglie di Codecà non voleva parlare tanto con lei, quanto con Angela Negri, una sua vecchia conoscenza, una svizzera di 67 anni che abitava con questa Richard e l'aiutava nelle commissioni di tutti i giorni, quella che chiameremo oggi una badante. Elena Piasinski, cioè la moglie di Codecà, aveva chiesto alla Negri, in queste telefonate, di prenotarle un albergo a Losanna per 10 giorni, perché voleva prendersi una pausa da ciò che era successo a Torino, insomma, dalla morte del marito. E il 25 aprile arriva a Losanna con la figlia all'Hotel Royal. Elena si sarebbe dovuta fermare a Losanna con la figlia una decina di giorni, ma dopo appena 5 fa i bagagli di nuovo e se ne torna in Italia. E alla reception dell'albergo dissero che in quel periodo qualcuno da Ginevra e da Berna continuava a cercarla al telefono. E probabilmente proprio per queste chiamate assillanti la moglie di Codecà se n'era ritornata a Torino. Ma chi poteva chiamarla continuamente con questa insistenza? Allora, bisogna sapere chi era questa Angela Negri che lei aveva incontrato a Losanna. Angela Negri era originaria di Neggio, nel Canton Ticino, non si era mai sposata, aveva sempre lavorato come istitutrice anche all'estero. E proprio all'estero, in Romania, negli anni 30, aveva conosciuto i coniugi Codecà. Secondo gli incartamenti della polizia, la Negri aveva stretto con i coniugi Codecà un profondo rapporto di amicizia, tanto che nella seconda metà degli anni 30 si era trasferita con loro a Berlino e li aveva praticamente seguiti in Germania, quando Codecà era diventato vice direttore della Deutsche Fiat. Finita la guerra, la Negri aveva continuato a vivere a Berlino, ma dopo pochi mesi i sovietici l'avevano fermata, interrogata a lungo e non si sa ad oggi per quale ragione. Era dovuta intervenire direttamente la diplomazia svizzera presso i russi, che alla fine l'avevano lasciata andare, però solo alla fine del 48. E a quel punto Angela Negri era tornata in Svizzera senza nemmeno i bagagli, si era stabilita a casa di questa signorina Richard e lì era rimasta. Dunque era un personaggio particolare, diventata amica negli anni 30 di Codecà della moglie, li aveva seguiti in Romania, l'avevano poi dopo la guerra fermata i russi, gli svizzeri l'avevano salvata dall'arresto dei russi e quando Codecà muore è la prima che Elena, che la moglie di Codecà, chiama. E tra il 53 e il 54, cioè prima del fermo di Faletto, si occupano del caso Codecà alcuni organi di stampa che prima non l'avevano mai trattato approfonditamente. A un certo punto appare sul Secolo d'Italia, nell'ottobre del 54, un articolo che dimostrava di conoscere il dossier che i due agenti, che i due detective privati assunti dalla Fiat avevano redatto sul delitto Codecà. Poi vi era stato il Secolo d'Italia, era un giornale afferente alla destra. Poi vi era stato l'articolo di un certo Antonio Siberia sul Borghese e Antonio Siberia era lo pseudonimo di Montanelli. Montanelli scrisse un pezzo sul delitto Codecà, lo scrisse alla fine dell'aprile del 54. Il titolo era Lettera alla signora Codecà. Era una missiva immaginaria a Elena Piaseschi, la moglie di Codecà, e dove lui parlava appunto di una guerra civile che ancora si combatteva in Italia, dove diceva che i comunisti erano responsabili della morte di Codecà e i democristiani erano degli inetti che guardavano i rossi, che facevano scempio dell'Italia e che permettevano che fosse continuata l'opera assassina cominciata con la Resistenza.
Pensate, poi era uscito anche un articolo del Tempo nel febbraio del 53. Era l'articolo più datato, però era anche quello più interessante, perché allora intanto tra il 53 e il 54, prima che esca Faletto, tre giornali politicamente schierati a destra tirano fuori tirano fuori l'assassinio di Kodeka, e il Tempo parla di due killer cecoslovacchi che sarebbero appunto arrivati per uccidere Kodeka per una storia di spionaggio. Ed è la prima volta che una notizia così circostanziata usciva sulla stampa, mettendo in relazione Kodeka e un affare di spionaggio industriale. E nello stesso periodo le veline che girano nel nostro Ministero dell'Interno prospettano un'ipotesi, cioè che Kodeka fosse venuto in contatto in Svizzera con i servizi segreti russo-rumeni, dai quali avrebbe ottenuto la promessa di un appoggio per l'espatrio dalla Romania della signora, della sorella della moglie, Giulietta, e in compenso Kodeka avrebbe fatto promesse di collaborazione che poi non sarebbero state mantenute, e per questo lo avrebbero ucciso. Dunque, poco prima che venga fuori Faletto come il colpevole dell'omicidio Kodeka, cominciano a uscire sulla stampa di destra queste notizie che parlano di spionaggio. C'è anche l'articolo di Montanelli, si parla di servizi segreti russo-romeni, si dice che Kodeka, per far venire fuori dalla Romania la sorella della moglie, si fosse lasciato andare a compromessi, a promesse di collaborazione con i servizi segreti rumeni, i servizi segreti dell'Est. Ma approfondiamo chi era la moglie di Kodeka. Allora, Elena era nata in Romania nel 1905, aveva conosciuto Kodeka negli anni 30, proprio in Romania, aveva lasciato il primo marito che era un medico e si era risposato con lui. All'epoca Kodeka lavorava alla Fiat romena e aveva amicizie nel mondo dell'imprenditoria e della politica molto altolocate, e pare che lui e la moglie addirittura frequentassero la corte di Bucarest. Però Piaseschi è Qui un cognome polacco. stiamo parlando degli anni 30? Ecco, Degli anni 30, no, appunto, in modo che perché così stiamo dicendo sì, inquadriamo da un attimo dove sempre bene i sì, periodi. Quindi, cioè, cioè in Italia c'è siamo il fascismo, c'è il il fascismo. nazismo, non so se già è arrivato è approdato in Germania. Quindi, insomma, tanto anche appunto per capire che clima abbiamo. Certo, sì, era per spiegare appunto le origini di questa Elena Piaseschi, la moglie di Sì, Kodeka, che sì. lui ha Poi conosciuto in Romania. Allora, sarebbe interessante sapere che cosa faceva la Fiat in Romania in quel periodo. Cioè, magari Difatti, che pezzi facevano e di che che cosa, pezzi faceva, perché quello sarebbe appunto. interessante. Eh sì, Poi tra difatti. l'altro lui è stato anche negli anni del nazismo, è stato In in Germania, Germania, quindi difatti. anche lì poi diventerà interessante, penso, quando ci racconterai quella parte. Eh sì, e comunque appunto la moglie di Kodeka in realtà ha un cognome polacco, non romeno, e difatti Elena era un'oriunda polacca. Il padre di Elena era un polacco finito in Romania, perché il padre di Elena era un fiduciario del Ministero della Guerra polacco, e in Romania era andato per svolgere compiti delicati per conto del suo governo. E proprio a Varsavia nel 39, quando le truppe naziste erano entrate in città, alcuni agenti sovietici avevano prelevato il padre di Elena, e lo prelevarono il padre di Elena e lo fecero scomparire, perché probabilmente il padre di Elena era uno spia, era un polacco con cittadinanza romena, che in quegli anni 30 aveva determinati compiti in Romania. E guardate, questo è veramente una storia di intrighi pazzesca,
che io ho ritrovato in alcuni gialli di Agatha Christie. Cioè, che io pensavo, cioè prima di leggere questo pensavo, guarda che fantasia che Agatha Christie, che in alcuni suoi gialli parla di istitutrici che in realtà venivano usate dal governo inglese come spie. E di tutto. E E beh, ma si invece. vede che era una cosa che si sapeva all'epoca. Appunto, o anche lei sapeva come funzionava Beh, quel sì. mondo dell'alto bordo dove, ecco, dunque, la moglie di Codécat, che era una persona particolare, insomma, il padre era stato un fiduciario del governo polacco in Romania e probabilmente era una spia. Nel 1939 le truppe naziste lo fecero sparire. E appunto nel periodo in cui le nostre forze dei servizi segreti italiani indagano sul delitto di Codécat, arriva anche una. Da fonte attendibile arrivano delle notizie particolari. Cioè, i nostri servizi segreti nel 50 sapevano che la moglie di Codécat era di origine polacca, ma nata in Romania, e che aveva ancora in Romania una sorella e forse la madre, e che desiderava far venire fuori dalla Romania appunto queste due persone, la sorella e la madre, e desiderava che potessero ottenere il passaporto per l'Italia e pare che il marito, per compiacerla, avesse avvicinato degli agenti sovietici che gli avrebbero promesso questo lascia passare in cambio di alcuni favori o forse di segreti industriali. Codécat, attraverso i servizi sovietici, recitava questa fonte che era arrivata ai nostri servizi segreti nel 1952. Codécat sarebbe stato messo in contatto con gli agenti, con elementi comunisti di Torino, e poi si sarebbe incontrato in Svizzera, a Ginevra o a Zurigo, con spie russe praticamente. E sembrava assodato che nei mesi precedenti alla sua morte Codécat si fosse recato più volte in Svizzera per questo. Quindi, insomma, i nostri servizi, ecco, avevano l'idea che Codécat, per far contenta la moglie, si fosse messo nelle mani dei sovietici e che fosse poi stato ricattato per la sua posizione alla Fiat e che in cambio dell'estradizione della cognata e della suocera gli avessero chiesto di collaborare con il blocco dell'Est. Ma non si sa tutt'oggi se questo sia vero, sembra anche possibile, ma non si sa, insomma, se fosse vero. Era stata comunque un'ipotesi vagliata all'epoca dei nostri servizi segreti. Fatto sta che in questi anni, tra il 52 e il 53, quando nella stampa di destra cominciano a uscire queste ipotesi di spionaggio che riguardano Codécat, e poi che si concludono quasi nel 55 con l'arresto di Faletto, che guarda caso imputa proprio ad un comunista, ad un ex partigiano comunista, l'uccisione di Codécat, in quanto Codécat sarebbe stato appunto un fascista della Fiat, un dirigente fascista. Però questi sono gli anni in cui girava voce, ma poi però una voce anche vera, che Edgardo Sogno, insomma, tutti sappiamo, ma dopo dirò due parole su Edgardo Sogno, avesse scoperto un giro di traffici illeciti tra la Fiat e l'Est Europa. guarda caso. Allora, Edgardo Sogno, insomma, è stato diplomatico, partigiano, politico, scrittore, militare, agente segreto italiano. Lui aveva partecipato alla resistenza italiana con il nome di battaglia di Franco Franchi e era una formazione di partigiani badogliani e lui era di fede politica monarchica, liberale, anticomunista, fu medaglia d'oro al volo militare. Naturalmente viscerale anticomunista, e
Vabbè, molte, molte accuse mai giudizialmente accertate, iniziative di cospirazione, vari golpe, il cosiddetto golpe bianco, insomma è un personaggio, ecco, particolare, del dopoguerra italiano. E all'inizio degli anni 50 Edgardo Sogno aveva pubblicato un giornale anticomunista intitolato Pace e Libertà, che nel 53 si era trasformato, grazie ai finanziamenti americani, nell'omonimo movimento, che era cioè Pace e Libertà, che era la filiazione italiana del francese Paix et Liberté, e direttamente collegato alla CIA e sostenuto finanziariamente dalla NATO. Vedete che ci avviciniamo ai giorni nostri. Allora, membri di Pace e Libertà erano soprannominati pretoriani, come quelli di Gladio, praticamente erano i gladiatori. E i gruppi come Pace e Libertà erano finanziati dalla NATO e dal Ministero degli Esteri e si dedicavano alla guerra non ortodossa, specialmente quella psicologica, la propaganda anticomunista, e avevano anche il compito di fronteggiare le infiltrazioni della KGB in Occidente. Beh, nacquero, ormai si può dire che nacquero e furono appoggiati dal governo italiano con l'approvazione di Alcide De Gasperi, perché queste formazioni rientravano negli accordi per poter entrare nel patto atlantico. E come la Gladio, insomma, che però non era privata come associazione, ma direttamente composta. E appunto era un patto, gli accordi per poter entrare nel patto atlantico e poter godere anche di aiuti economici, protezione statunitense contro eventuali invasioni sovietiche. Ecco. E ricordiamo che negli anni 50 c'era l'embargo verso l'Unione Sovietica, per cui certe merci, metalli, tecnologia avanzata, materiale militare, chi stava fuori dalla NATO non le poteva avere. E tra i materiali proibiti c'era tra l'altro anche il rayon, quello dei collant femminili. E non so se volevi intervenire, Rudy. No, è interessante perché si fanno tanti bei collegamenti sentendo queste storie, insomma, Sì. sì. Collegamenti anche di oggi proprio. Tra l'altro una cosa divertente che ho trovato sul rayon, no? Sul materiale proibito per fare i collant femminili, il figlio di Longo, quello che pare che abbia ucciso Mussolini, studiava in URSS e ogni volta che lasciava l'Italia si portava dietro una valigia di calze, praticamente, di queste calze che non potevano arrivare all'est. E fu scoperto alla frontiera e denunciato per contrabbando internazionale. E i servizi segreti lo ricattarono e gli dissero: se non fai la spia, finisci sotto processo. Però il ragazzo non si fece impressionare. Disse tutto al padre, che fece terremoto minacciando uno scandalo politico, e finì che l'ufficiale che aveva preparato la trappola per il giovane Longo ricevette una lavata di capo e tutto finì lì. Insomma, però, per dire Sì. com'era Bene, ma comunque No, però sono interessanti questi, a volte si trovano dei particolari che Sì. apparentemente magari sono secondari, no? Però in realtà sono interessanti. Poi tra l'altro Lara, uno dei prossimi argomenti forse sarà insieme a te proprio anche quello della morte di Mussolini, no? Perché ne abbiamo parlato io e te in privato, quindi ne parleremo anche di Sì, ne questo. parleremo, sì. Che è interessante, appunto, No, ma l'ultimo poi libro che è questa, uscito. cioè, tra l'altro comunque questa storia delle calze che poi venivano usate anche fino all'inizio alla fine degli anni 70 da parte, diciamo, di tanti giovinastri dell'epoca che andavano con le calze, andavano nell'Europa dell'Est. Cioè, forse vi ricorderete anche la scena su cos'era un sacco bello, credo, di Verdone quando lui doveva partire per il famoso Ferragosto. Sì, Si portava certo. le calze di nylon perché calze di nylon, trucchi. Adesso io non so se dentro i trucchi magari pure c'erano delle sostanze chimiche che magari interessavano i paesi dell'est nel periodo della Guerra Fredda, però comunque sia. Non lo so, di fatto.
sì, no, vabbè, dicevano che no, lì giustamente non si trovava nulla di tutto questo, quindi jeans e calze e trucchi non si trovavano, quindi era facile conquistare le donne, diciamo, Sì. dell'est in quel Almeno la, periodo. la vulgata da noi era questa. Sì, Anche nei insomma. film americani era No, no, molto. ma c'erano Infatti. testimonianze di amici che l'avevano fatto no, no, l'avevano fatto realmente, Ecco. non era assolutamente una leggenda metropolitana, Ah, insomma. sì. Cioè, vabbè, bisogna cominciare ad avere una certa età per ricordarsi queste cose, perché poi sai. No, no, l'avevo sentita anch'io, però mi colpiva che era sempre in tanti film americani, così insomma, Sì, poi non no, so. ma infatti era così. Poi, evidentemente, comunque, ecco, nel periodo di cui tu stai parlando, quindi il periodo di Edgardo Sogno, che poi io mi ricordo negli anni 70, poi chiedo magari, forse Stefania Stefania. mi corregge magari nelle cose che magari posso ricordare più o meno male. Lui, io ricordo, insomma, che più o meno negli anni 70, quando lui ancora forse era ancora vivo, però già aveva una certa età, era stato anche un po' additato, un po' come un ispiratore di alcuni attentati che c'erano Sì. stati dal 69 in poi. Adesso io non ricordo se addirittura pure Piazza Fontana, insomma, cose di questo tipo, per Sì. cui sai, era in quel periodo, quando inizia, diciamo così, quando iniziano gli anni di piombo, quindi diciamo dagli anni dal 69 in poi, quindi da Piazza Fontana in poi, io ricordo, insomma, da giovane che spesso usciva fuori il nome suo, insomma, quando c'erano le varie indagini su varie cose di terrorismo, insomma, Difatti. nero specialmente, ecco. Almeno questo è quello Difatti. che ricordo io, poi posso anche sbagliarmi. Possiamo No. anche proseguire se vogliamo. Sì, difatti, ecco, è molto strano che appunto Faletto, il presunto assassino di Codecà, esca alla fine di tutto questo ribollimento, ecco, di notizie. Queste cominciano a uscire le notizie di spionaggio, poi Edgardo Sogno. Probabilmente, ecco, su spinta americana denuncia, comincia a denunciare lo scandalo di questi strani movimenti, ecco, della Fiat con i paesi dell'est, e guarda caso a un certo punto salta fuori Faletto. Comunque sembra che appunto si sospettasse Kodeka di essere caduto nella rete di agenti sovietici per causa della moglie. Però è anche strano questa forse ingenuità di Kodeka, perché appunto lui era un uomo abituato a un certo tipo di affari ben prima degli anni 50, come abbiamo visto. Lui in Romania frequentava la corte di Bucarest, ha conosciuto. In Germania trattava con i ministri, durante la Repubblica di Salò teneva rapporti con la Wehrmacht, si spostava dalla Romania alla Germania, e lui comunque in questi anni aveva sempre mantenuto i contatti stranamente con questa Angela Negri, l'istitutrice svizzera, che probabilmente era più una spia che un'istitutrice. Insomma, sembra strano che un uomo come Kodeka sia così ingenuo da cacciarsi nei guai per la cognata. Può anche essere, però appare un po' strano. E però è significativo che il contatto con questi agenti dell'est con cui avrebbe tenuto i rapporti Kodeka avvenisse tramite agenti romeni. Perché effettivamente la Romania era un paese che Kodeka conosceva bene, ecco. Però io da quello che ho letto, poi alla fine magari dico i titoli dei due libri che ho letto e di altre notizie che ho trovato, ecco, si può credere, ecco, che Kodeka, lui era un ingegnere comunque della Fiat, lui era uno che aveva sempre ricevuto gli ordini, che gli era stato sempre detto cosa fare, come muoversi. Dunque sembra impossibile che Kodeka, se anche fosse stato involto in questi affari, avesse preso di sua sponte l'iniziativa, insomma. Dunque, alcuni studiosi pensano che in realtà lui eseguisse gli ordini di Valletta.
Perché da una parte c'era comunque questa grande azienda, la più importante ancora d'Europa, azienda automobilistica, ma non solo, perché Codeca si interessava di trattori e di macchine e di altre macchine, insomma, Beh, ecco. la Fiat almeno fino agli anni 50, che ricordi io, produceva un sacco di cose che non erano solamente Poi le appunto automobili. abbiamo visto, Sì, abbiamo visto cioè, nell'altra puntata. c'erano anche i frigoriferi, voglio dire, per Esatto, cui cioè, oltre alle appunto. macchine agricole, oltre a Certo. armi, lo sappiamo, insomma, Appunto. mezzi per gli eserciti e quant'altro, per cui non è che Esatto. fosse... cioè, no, non pensiamo che la Fiat fosse semplicemente la Topolino degli anni Appunto. 50 e basta, insomma, e Infatti. magari qualche macchina per diplomatici un po' più lussuosa, ma assolutamente no, ecco. Difatti, Codeca No, sicuramente aveva infatti trattato. la produzione principale in realtà era quella militare, la Infatti. produzione di auto era proprio soltanto la facciata. Beh, sì, Sì, abbiamo visto che praticamente ha sempre guadagnato con la commessa di armi, infatti. dunque, Esatto, ecco. sì. Sì, ma poi... E dunque, negli Loro anni poi erano 50, giusto? specializzati nei motori, in motori in genere, per cui appunto facevano anche Per cui. i frigoriferi, quindi insomma, che poi oltretutto duravano un sacco. Io ancora conosco gente che ha Che ce dei l'ha? Sì, frigoriferi Fiat che vabbè, consumano un botto, però ancora funziona. Per cui... difatti. Comunque, Ok. insomma, da una parte c'era la Fiat, che aveva comunque scambi commerciali, e poi c'erano paesi interessati del blocco dell'est, interessati ad avere scambi commerciali con la Fiat. Senti, scusa E Lara, io volevo, sì. ecco, anche un attimo rimettere un attimo anche l'accento su quello che dicevi poco prima, cioè questa storia, diciamo, della sorella, della moglie che doveva Sì. arrivare. Cioè, io penso, come giustamente dicevi tu, l'approfondirei in questo senso, cioè una persona che se sapeva muoversi in questi ambienti e si era mosso, diciamo, almeno per 20 anni, da quello che abbiamo capito, Sì. quindi dagli anni 30 fino a che non viene ucciso, quindi nel 52 più o meno allora, sapeva, conosceva personaggi e compagnia, cioè anche questa Certo. stessa istitutrice che dici tu che rimane con i russi, però poi attraverso le ambasciate questa riesce a ritornare Sì. comunque, ritorna in Svizzera, quindi io penso che lui comunque se doveva sbrigare una pratica di questo genere, insomma, avesse anche magari Dei dei canali canali e suoi. sapeva come muoversi, Difatti, mi sembra difatti. molto forzata, diciamo, poi Difatti. non so a voi, eh. Sì, sembra strana, difatti. Sembra strana. E comunque sì, insomma, Sì, riassumendo, ritorniamo al... dunque, Scusa no, per... perché il Siamo punto è tornati un questo, attimo perché indietro. secondo me il punto per cui viene fuori poi Faletto è questo, che probabilmente dietro c'era davvero qualcosa di spionaggio e importante, che poi guarda caso tira fuori Edgardo Sogno, per fare come si dice, probabilmente perché gli americani vogliono che esca questa cosa, Sì, vedremo sì, sì. perché. Appunto, perché il paese della Fiat, cioè l'Italia, nell'Italia all'epoca esiste un partito politico che per motivi ideologici ha contatti e agganci nei paesi dell'est Sì. interessati a quei commerci, cioè indubbiamente il partito più forte a livello europeo. E dunque è ipotizzabile che questo partito politico potesse anche svolgere una funzione di mediazione per la Fiat e anche magari per avere dei finanziamenti alla fine, no? Per tenersi qualcosa. Ecco, forse è per questo che a un certo punto Edgardo Sogno tira fuori questa cosa sussoffiata degli americani, no? Comunque, nel giugno del 53 era successa una cosa, che erano stati arrestati degli italiani residenti a Torino e a Milano che riuscivano a inviare materiale strategico di provenienza prevalentemente statunitense ai paesi dell'est Europa. E spesso il primo centro di smistamento era la stazione centrale di Milano e poi ce n'era un secondo in Svizzera. E dunque c'erano traffici non proprio leciti, ecco, che nel 1953 cominciavano a emergere tra Torino, Milano e i paesi dell'est. E siamo nel periodo in cui
Eisenhower spinge tra l'altro per la creazione della Comunità Europea di Difesa, che era il progetto di esercito europeo, guarda caso, che prevedeva il riarmo della Germania occidentale. E gli Stati Uniti avevano investito molto in questo progetto, anche in termini proprio di forniture militari. E pare che parte di quelle forniture finissero all'URSS e ai suoi amici attraverso questi canali. E dunque qua ci si fa un'altra domanda: ma è possibile che il governo italiano non sapesse, non facesse nulla? Allora, naturalmente c'era uno scandalo, cioè voci erano giunte agli americani che avevano visti questi traffici, tant'è che Scelba si era affrettato a rassicurarli dicendo che la rete italiana del contrabbando era stata sgominata con questi arresti che erano stati fatti nel 1953. E il governo aveva lasciato uscire ufficiosamente qualche nota stampa in cui si accusavano i vertici del PC di dare supporto a questa organizzazione, addirittura di controllarla, ma anche in questo caso tutto rimase sulla carta e non seguì nulla, ecco, di fatto non successe nulla, per cui penso che a un certo punto gli americani si siano un po' agitati, arrabbiati. Comunque, al centro di questi traffici c'era il rumeno Jacob Magura, che era un diplomatico e un personaggio che probabilmente conosceva anche Codeca, non c'è la sicurezza, ma se era rumeno, era negli ambienti diplomatici, molto probabile che conoscesse Codeca. E Magura aveva la sua base in Svizzera e Codeca si recava spesso in Svizzera per vari motivi. Dunque si pensò che Codeca potesse essere entrato in contatto proprio con dei diplomatici romeni, sia per l'espatrio della cognata, ma anche per altre cose, evidentemente. E in quegli anni 50 il combustibile industriale più usato era ancora il carbone e quello più economico era il carbone polacco. E per di più la Polonia era l'unico paese che praticava lo scambio in compensazione. E questa cosa l'ho scoperta anch'io perché non la sapevo, cioè era un sistema inventato dal ministro dell'economia del Terzo Reich, Schacht, per il quale lo scambio avveniva senza denaro, cioè il fornitore di materia prima riceveva in pagamento macchine industriali e altri prodotti tecnologici e il dare e avere in denaro era solo scritto su un registro di contabilità. E poi alla fine dell'anno si pareggiavano i conti versando l'eventuale differenza dovuta dall'uno e dall'altro. Per cui cioè, questa era una grande occasione per un'azienda come la Fiat, senza tener conto del fatto che lo scambio appunto poteva includere altro, cioè oltre che macchine industriali anche materie prime difficili da trovare sul mercato e magari sottoposte a embargo. Perché per i paesi dell'est, ad esempio, poteva essere difficile acquistare vanadio, cobalto, molibdeno, tungsteno, via dicendo, tutte cose che invece era plausibile che fossero richieste da un'industria come la Fiat. Però appunto si era in piena guerra di Corea, gli americani chiedevano il blocco commerciale totale verso l'est. Per di più questa cosa degli scambi saltava il passaggio dell'intermediazione in dollari e tutto ciò non piaceva agli americani, chiaramente. Infatti. Vedete quante similitudini ci sono anche con oggi. E comunque, proprio nel luglio del 51 Valletta aveva rinnovato gli accordi con i polacchi, si era permesso. E gli americani però sapevano bene come tenere al guinzaglio, insomma, la Fiat, perché la Fiat ambiva a importanti commesse per aerei, soprattutto le campagnole americane. E gli americani avevano esplicitamente posto come condizioni per queste commesse la rottura delle relazioni commerciali con qualsiasi paese dell'est e l'epurazione dei lavoratori attivisti della CGIL che si temeva potessero rubare segreti industriali da trasmettere ai russi, ovviamente tramite il PC. Per cui la Fiat avrebbe appunto dovuto disdire l'accordo sottoscritto qualche mese prima con i polacchi. E la conferma
arrivò dopo la riunione del Consiglio NATO che si era svolta a Lisbona nel febbraio del 52. Eisenhower comunicò privatamente a Valletta che forse si poteva pensare a un piccolo ordinativo di automezzi militari, ma niente di più. E nel 50 era stata costituita la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Fiat poteva pensare ad avere parte del carbone invece che dalla Polonia, soprattutto dal bacino della Ruhr, calmando in qualche modo gli americani, però il carbone polacco era sempre l'affare più conveniente. Dunque vedete anche qua che giri di spionaggio e di cose, cioè da una parte la Fiat deve tenere buona gli americani anche per avere le commesse e per non subire anche ricatti proprio in, per i finanziamenti, pensate che al piano Marshall, e comunque gli americani diffidavano un po' anche degli italiani, perché pensavano che gli italiani, appunto, e probabilmente secondo me è stato vero, dicessero di aver terminato determinati commerci illeciti che invece probabilmente continuarono. Comunque, dopo le elezioni politiche del 53, no, la famosa Claire Booth Luce, l'ambasciatrice americana, scrisse una lettera a Washington per dire che la situazione in Italia non era affidabile, e proponeva di bloccare subito le commesse alla Fiat, dove la FIOM contava ancora troppo. Molti elementi fanno intuire che Kodeka possa aver avuto un ruolo di primo piano nelle trattative fra Fiat e Polonia per il carbone. La moglie era di origine polacca e sicuramente in Polonia doveva avere degli amici. Non solo, essendo stato anche rappresentante della Fiat presso il Terzo Reich, Kodeka quasi certamente aveva conosciuto, sin a minimi particolari, il metodo dello scambio in compensazione, no? Dunque era proprio Kodeka l'uomo più adatto a trattare la materia anche sotto il profilo tecnico. Insomma, Kodeka viene fuori, ecco, a un certo punto a livello internazionale, come la persona più adatta a gestire questi scottanti questi scambi, insomma. E tutto questo può spiegare perché a un certo punto, perché all'inizio la Fiat prenda degli investigatori privati per tentare di scoprire cosa è successo, perché cerchi di fare delle sue inchieste private, perché cerchi di fermare la notizia che ci possa esserci lo spionaggio dietro. E questo può spiegare anche perché a un certo punto venga nel 55 accusato Faletto per portare l'attenzione mediatica da un'altra parte. Allora, da un lato il messaggio, anni prima, 56-54, i giornali della destra fanno uscire la notizia che forse c'è lo spionaggio sotto l'azione Kodeka. Questo è il messaggio, primo messaggio secondo me, che arriva da lontano, la soffiata che arriva da lontano, e anche Montanelli che scrive, vabbè. Dopodiché nel 55 viene accusato Faletto, che crea questa grande bufera mediatica con il processo e tutto, e la questione spionaggio cade nel dimenticatoio. Nel dimenticatoio. Sì, ecco. Certo. E dunque abbiamo detto, nel 51 la Fiat rinnova il contratto con i polacchi per il carbone, cioè malgrado il mal di pancia americani, nel 51 la Fiat rinnova il contratto con i polacchi e nel luglio. E cosa succede? Nell'autunno del 51 il congresso americano delibera che sarebbero state escluse dagli aiuti del piano Marshall le aziende europee in rapporti commerciali con l'URSS e i suoi satelliti. E noi abbiamo visto nell'altra puntata che in realtà la Fiat ebbe tanti soldi dal piano Marshall. Comunque nel febbraio del 52 al Consiglio della NATO la Fiat rimane delusa perché riceve scarse commesse americane sulla campagnola, e ad aprile del 52 avviene l'uccisione di Kodeka, un ingegnere della Fiat che probabilmente era all'interno di questi, aveva seguito anche la questione del carbone polacco.
E nell'estate del 52 un funzionario della delegazione italiana a Washington informa il presidente della Confindustria, Angelo Costa e Valletta, degli umori ostili degli americani verso le grandi aziende italiane per la scarsa decisione del loro impegno anticomunista. Allora, questo mi ha ricordato un po' queste minacce, quelle che subì Moro, e poi questo periodo che stiamo vivendo, no? Ecco, con la questione dell'Ucraina, se non ti dimostri più che filo ucraino. E le frizioni tra gli americani e la Fiat durarono almeno sino al 54, quando appunto la famosa Boot Loose si dà ripetutamente da fare per estromettere la Fiat dagli aiuti Marshall. Ecco, e dunque vediamo quante cose ricordano anche oggi la nostra posizione, la posizione italiana. Perché non ci possiamo permettere di non essere nella NATO, di non essere filoamericani, non ce lo possiamo permettere. E se no, magari ti avvertono direttamente. Ecco, come hanno fatto con Moro, come fecero con Valletta. Ecco così. Facciamo un'altra Comunque, pausa, sì, pausa e così poi poi. dopo facciamo un po' di Sì. riflessioni finali, insomma, di tutta questa Riflessioni, poi storia e vorrei se ci vuoi parlare. dire. Sì. Sì. Sì, poi vorrei finire con la security fee. Ok, benone. Allora, ci andiamo ad ascoltare un brano degli anni 80, tra l'altro anche un bel brano, un po' dimenticato, l'abbiamo negli anni 80 fu molto ascoltato. Parlo dei Level 42 e questa è Lessons in Love. Allora, proseguiamo, vediamo un po' dove andiamo a sbattere con questa storia. Sì, volevo solo concludere parlando della security della Sì. Fiat, cioè i servizi Fiat, come anni fa, no, c'era la security della Telecom, perché anche qua Sì. ci Abbiamo. sono cose che si ripetono. Poi parlavi appunto poi di indagini private, insomma, che questi hanno Sì, mandato avanti e. difatti, difatti. Allora, la Fiat aveva i suoi servizi di sicurezza, la famosa security, che era in mano al maggiore Roberto Navale, che era un ex dei servizi segreti, che era stato accusato di aver organizzato l'omicidio dei fratelli Rosselli nel 1937. Nel 1941 era stato collocato nella riserva perché un'inchiesta aveva accertato diverse sue malversazioni, aveva aperto anche una casa di tolleranza con il denaro dei servizi. E proprio questo momento. Vabbè. Sì. No, vabbè. Sono bellissimi dei retroscena proprio del periodo del dopoguerra, no? Perché a noi quello che ci hanno raccontato, diciamo, poi vediamo delle cose, vabbè. Beh, ma anche perché le case di tolleranza, cioè, ha un Sì, senso il servono. fatto che i servizi Sì, no, hanno infatti. finanziato questa cosa, perché chiaramente No, servono infatti. per raccogliere Eh informazioni. certo, eh Sì, certo. certo. infatti mi era venuto in mente via Gradoli, insomma, Eh per sì, cui difatti, sì. insomma. E fu proprio, pare, Valletta che chiese. No, ottenne da Valletta appunto questo Roberto Navale di essere assunto come responsabile della sicurezza Fiat, e pur con i suoi precedenti, ma pare fossero stati gli stessi servizi segreti a metterlo in evidenza a Valletta. Mi ha divertito il fatto che a metà degli anni Ottanta, ancora Gianni Agnelli in una intervista ne avesse parlato, affermando che era stato un errore assumere Navale come direttore del servizio di sorveglianza della Fiat, perché dopo loro non lo sapevano, ma era un uomo di servizio informazioni militari. Cioè, come Ma si... come lo sapevano? Ma sì, appunto. E lui voleva lasciare intendere che nel 41 Valletta non sapeva certamente che Navale era dei servizi, cioè, figuriamoci. Sì, infatti.
Diciamo comunque anche poi. poi dopo che abbiamo saputo poi tutte quelle cose che ci raccontò, Appunto, tra ma l'altro dai. pure Moncalvo sugli Ma sì. agnelli, per cui vabbè. Sì, vabbè, ma poi Valletta sapeva tutto, cioè Ma Valletta certo. era uno degli uomini più potenti non solo nella Fiat, ma proprio d'Italia in D'Italia, ecco. quegli anni, quindi Infatti, sì, infatti. figuriamoci se non lo sapeva, sapeva tutto. No, E ma poi in poi queste se erano aziende. stati gli stessi servizi che gli avevamo detto prendetevelo perché sei bravo, ogni tanto apre qualche bordello, però a Ma Torino sì, ma poi. qualcuno ci serve, insomma, poi è arrivata la legge Merlin e alla fine l'affare è Ecco. sfumato. Ma poi queste grandi aziende, ma vedi anche il caso Telecom, mantengono rapporti con i servizi segreti e Ma per hanno nella loro forza. security gente dei servizi. Aveva per Cioè, forza, cioè. E comunque, come nel caso della Security Telecom, che all'epoca era, come si chiamava, quello della Security che poi è finito anche in carcere, Mancini, ecco, ma c'era Pompeo, anche l'altro, vabbè, comunque negli anni 50 di Navalli si parlava come di un uomo della rete americana in Italia, guarda caso, ecco, dunque Valletta chissà, forse fu anche obbligato a prendersela. Comunque, questo Roberto Navalli aveva organizzato una squadra d'azione. Lui aveva in mano un'agenzia privata per il disbrigo degli affari complicati. Ecco. E oltre a Navalli c'erano Roberto Occhetto, che era un ex funzionario di polizia, e poi un certo Lotti e un informatore che si faceva chiamare Anitra. E qualche tempo dopo l'omicidio di Codecà, contattarono il conte Camerana, che era il vicepresidente della Fiat, e si offrirono di indagare sulla morte dell'ingegnere e chiesero un acconto di 800.000 lire. Pensate, Che ecco all'epoca. all'epoca era una cifra, insomma. Comunque, questo Occhetto, che faceva parte con Navalli della Security Fiat, era il braccio destro di Pietro Caruso, che era il questore di Roma all'epoca dell'attentato di Via Rasella e delle Fosse Ardeatine. E era stato un collaborazionista ed era stato processato. Caruso era stato processato e fucilato nel 1944, e mentre Occhetto era stato condannato a 30 anni dall'Alta Corte di Giustizia, e poi la Cassazione aveva annullato la sentenza. Gli erano stati confiscati molti beni che aveva accumulato indebitamente. E nella lista degli approfittatori assieme a lui, assieme a questo Occhetto, c'erano molti gerarchi, aguzzini, fascisti come Pietro Koch, Federzoni, Acerbo, e per di più Occhetto aveva coperto alcuni sciacalli che avevano svaligiato la casa di una famiglia ebrea deportata, insomma tutte cose che si sapevano. E altra cosa interessante, l'avvocato che difese Navalli in un processo del 58, dove finì in un processo fu accusato di aver fornito a dei giornalisti dei dossier privati della Fiat, guarda caso, e molti pensano che sia stato anche lui una delle gole profonde che ha spifferato agli americani i traffici della Fiat dell'epoca. Comunque, in un processo che subì Navalli aveva lo stesso avvocato di Elena Piasinski, la moglie di Codecà, cioè Guglielmo Giglio, e anche questo noi sappiamo che importanza hanno determinati avvocati che girano in determinati ambienti. Dunque, appunto, Navalli fu anche sospettato, è stato anche sospettato di aver fatto lui la soffiata agli americani sui traffici all'epoca della Fiat e probabilmente anche sulla posizione di Codecà. C'è anche un'altra versione poi sulla morte di Codecà, nel cui c'entra anche Navalli, cioè che sarebbe stato ucciso per ordine del CAC, Comitato Azione Clandestino, perché in possesso di informazioni riguardanti la vendita di brevetti industriali segreti che alcuni industriali italiani facevano a paesi di oltrecortina, vendevano a paesi di oltrecortina. Codecà, informato dalla moglie, si era appunto era stato sarebbe stato informato dalla moglie, ma questo ci credo fin là, e il Codecà avrebbe messo sull'avviso un dirigente della Fiat, che però
gli aveva detto di stare zitto, che non era nulla di vero, che era una cosa pazza solo a pensarsi. Codeca aveva minacciato di rivelare il fatto alla polizia italiana. E fu allora appunto che da parte di questi dirigenti italiani fu decisa la sua fine tramite il CAC di marca comunista. E anche questo lo dico stasera perché mi ricorda molto il periodo di alcuni omicidi delle Brigate Rosse, no? O del periodo di alcuni omicidi gli anni, ecco, degli attentati, dei grandi attentati in Italia, quando lo faceva quello di sinistra magari o quello di destra, che in realtà nascondeva una cosa di sinistra. Cioè anche qua dirigenti italiani d'azienda avrebbero appunto tramite il CAC di marca comunista fatto uccidere Codeca. Certo che è conservato nell'archivio centrale di Stato di Roma, tra le carte del Ministero dell'Interno, appunto una carta del 5 settembre 62, che ha come oggetto l'invio a Roma di un rapporto della polizia britannica in relazione a una frode commessa da una cittadina inglese in Svizzera e il suo possesso di dichiarazioni rilasciate da un individuo in merito a un omicidio commesso in Italia. Praticamente gli investigatori del 62, degli investigatori del Regno Unito si imbatterono in una traccia del delitto Codeca, indagando su una giovane inglese che aveva vissuto a Torino negli anni 50. La ragazza, che era coinvolta in una truffa, aveva consegnato ai poliziotti inglesi lo scritto di cui sarebbe stato autore un giornalista italiano, un certo Edoardo Morello, che lei aveva conosciuto in Svizzera e con il quale aveva avuto una relazione. E Morello appunto avrebbe raccontato a questa ragazza che Codeca era stato ucciso dai CAC. E la polizia inglese poi trasmise l'incartamento in Italia, però la questura di Torino non gli diede peso e questo Morello ritrattò, e il giornalista disse che era una cosa frutto della sua fantasia. Comunque, insomma, c'è anche questa via inglese, anche qua molto strana nel caso di Codeca. Appunto c'è in questo fascicolo che esiste alla questura di Torino del Ministero dell'Interno, che riguarda Giancarlo Camerana, che ricordo era il vicepresidente della Fiat, che era imparentato con la famiglia Agnelli, e il suo rapporto appunto con Roberto Navale. Praticamente il conte Camerana aveva chiamato il maggiore Navale per riferirgli quanto era stato deciso dalla Fiat in merito all'affare Codeca. E la Fiat aveva detto che non se ne faceva niente, personalmente aveva detto Navale: questo non mi convince, la Fiat ha tutto l'interesse che non si venga in chiaro della faccenda, perché alcuni grossi dirigenti sono implicati direttamente o indirettamente, recita questo foglietto, probabilmente per quegli scambi di cui abbiamo parlato. Dunque da questo foglietto si vede che il maggiore Navale, il responsabile della security, sapeva bene, ecco, di cosa si trattava, e Camerana forse gliene aveva parlato. E dunque, indagando probabilmente a fondo sulla morte di Codeca, sarebbero venuti a galla verità che magari a livello dei servizi probabilmente tutti sapevano, ma che non dovevano sapersi platealmente, insomma, ecco. E così volevo appunto chiudere dicendo, parlando anche di questa cosa che è raccontata in uno dei due libri che riguardano l'assassinio di Codeca.
perché mi sono basata appunto su due libri. Uno è il bellissimo libro di Giannulli, è molto bello, L'insolita morte di Erio Kodeka. È molto bello perché poi nel libro sono raccontati tutti questi scambi commerciali, tutti questi intrallazzi e chi era i vari rapporti tra il Partito Comunista e poi la DC su queste cose. Molto interessante. E l'altro libro invece è Il delitto Kodeka, il boia della Valsusa di Roberto Gremmo. E questi sono gli unici due libri che ci sono sull'affare Circolazione. Kodeka in circolazione, oltre a svariati articoli che poi si trovano sulla rete e anche si ritrovano addirittura gli articoli di giornali della stampa, insomma, dell'epoca. Ecco, e questa mi aveva colpito questa vicenda, a parte per tutti questi intrallazzi e collegamenti, per il fatto che sembra proprio un giallo di quelli che racconta spesso Agatha Christie, ecco, che vengono fuori tutte queste cose qua. Io spesso, cioè, più leggo Agatha Christie, più approfondisco, più mi domando quanto lei effettivamente sapeva anche di tutti questi ambienti, per cui alle volte mi domando, ma magari ha raccontato anche cose vere nei suoi gialli, perché ne esce poi anche tutta una descrizione della società dell'epoca, che non era solo quella inglese, ma insomma, Era che un veramente. po' quella che girava in Europa, direi, insomma. Sì, ma io sono dell'avviso che comunque spesso e volentieri questi romanzieri hanno delle fonti più o meno dirette, quindi Sì, tante cose loro comunque anche poi le secondo me, sanno. anche secondo me. Sì. E poi mi colpiva il fatto appunto che di una vicenda che così anche all'epoca, anche attraverso il processo a Faletto, aveva avuto molta evidenza mediatica, in realtà si sia persa proprio la memoria e non se ne sappia più nulla. Anche in quelli che spesso parlano della Fiat o di altro, io non avevo mai sentito, ecco, di questo delitto di Kodeka e tutte le implicazioni che c'erano dietro. E invece è molto utile anche per capire un po' la posizione dell'Italia, quella che è sempre stata e quella che probabilmente continua ad essere. Probabilmente, anzi, quella che è anche adesso e che si è vista adesso in questo periodo con la guerra in Ucraina, insomma, e anche cosa l'Italia non si può permettere di fare, ecco, perché poi le ritorsioni sono molto, molto gravi e dunque non è facile, ecco, penso il discorso che facciamo spesso, no? Che chiunque vada al governo comunque si trova in determinate strade e se tu provi a prenderti un po' di sovranità e un po' ci rimetti la pelle, ci rimetti la pelle. Il rischio Il c'è, rischio. diciamo, il rischio c'è finché rimaniamo in questo stato di cose, è Ci sono inevitabile. interessi economici fortissimi Sì, perché sì. poi persone possono perdere il lavoro e situazione, cioè è una cosa molto interrelata, molto voglio dire intricata, è come un tappeto, è come la trama di un tappeto e non è facile sbrogliarla, insomma. C'è tanta storia si è stratificata. Ce n'è veramente tanta. Tanta storia si è Sì, stratificata. infatti. No, Così. ma d'altronde, cioè, in qualche modo noi l'abbiamo visto che quei pochi che hanno cercato di alzare un po' la voce, poi alla fine, insomma, in Italia non è che abbiano poi fatto una gran bella fine. No, difatti, la mia convinzione è che Kodeka sia stato ucciso perché probabilmente sapeva di questi e partecipava a questi traffici, insomma, che si svolgevano con i paesi dell'est e sia stato Ma ucciso. sai, allora secondo me appunto quelli erano dei tabù che in quel momento comunque non potevano essere No, rivelati, no? Perché comunque stiamo difatti. proprio nel momento in cui sorge la NATO, si inizia proprio a Appunto. concepire anche il discorso della guerra fredda, no? Poi era interessantissimo anche il libro che ha scritto, l'ultimo libro che ha scritto Giulietto Chiesa sul come è stato costruito il muro di Berlino, quindi Sì.
Cioè, quella è tutta una parte di storia che noi dovremmo comunque rileggere completamente, anche diciamo facendo poi appunto giustamente i confronti con quello che stiamo vivendo noi oggi, perché quella è anche, cioè, capire quel passato lì ci fa capire, diciamo, il presente, no? Siamo sempre lì, insomma, però siccome la storia ce l'hanno raccontata in una certa maniera, però poi quando noi abbiamo un Craxi che candidamente andò in aula e disse, dice, ma guardate che il Partito Comunista prendeva i soldi dall'URSS da sempre, cioè, voglio dire, non è che queste poi, poi anche sentendo anche pure le analisi che abbiamo a volte discusso pure proprio anche con Fausto Carotenuto sul discorso della guerra fredda, cioè che comunque è stato anche tutto un teatro tenuto in piedi specialmente poi dagli Stati Uniti per continuare a avere il tallone sull'Europa, insomma, perché poi alla fine già gli ultimi 5 o 6 anni dell'Unione Sovietica, cioè l'Unione Sovietica già non esisteva proprio più, ma noi ancora, ancora ci mettevano il babau che questi dal giorno alla notte entravano in Italia, insomma, stavamo ancora... E poi... Hanno dovuto, hanno dovuto mantenere poi oltretutto sta narrazione che, e chiunque diciamo poi in qualche modo poi ha cercato di alzare la testa in Italia, guardate Moro, ma lo stesso Craxi, voglio dire, insomma, non è che abbia fatto una gran fine, no? Appunto, per adesso al di là delle ideologie, al di là di quelle che potessero essere, diciamo, le ideologie dell'epoca, quindi non è quello che ci interessa, però di fatto, insomma, abbiamo visto che in Italia così è andata e chiunque va al governo con questa storia ci deve fare i conti, insomma. Può essere contento quanto gli pare di governare l'Italia, ma poi alla fine comunque sia, noi siamo sempre un paese che viene tenuto con i gabbasisi stretti, come direbbe. Come direbbe, è imprescindibile, difatti. Quello che mi colpiva comunque è che la Fiat fece le sue fabbriche in Russia, perché poi, non mi ricordo, avevo, cosa che riguardava la guerra fredda, riflessione che avevo sentito ancora anni fa, che comunque è vero, c'era allora questo dualismo, però in realtà poi trafficavano tutti, ecco, sotto queste cose, come succede anche adesso, chiaramente. E dunque la Fiat da un certo punto doveva essere così, però dall'altra gli era permesso anche di avere determinate posizioni in URSS, e dunque a che titolo e come, chissà se mai lo sapremo, se saranno aperti alcuni archivi, non lo so. Comunque sì, sicuramente probabilmente Kodeka fu ucciso anche per dare una lezione, e perché per far capire che questo gioco su alcune cose probabilmente doveva finire, insomma, ecco. E basta. Sì, infatti, ecco. Poi ecco il sospetto che viene più facilmente è magari qualcuno pagato proprio anche magari dagli Stati Uniti per farlo fuori. Perché io credo di il fatto stesso. Hai parlato, quando hai descritto il delitto, hai parlato di un colpo addirittura sparato dal basso. Sì, dal basso. Ma lui dove stava? Basso. Lui dove era? Dentro una macchina o a piedi? No, lui era praticamente davanti alla sua macchina. Era uscito due minuti per strada. Era per strada. Quindi addirittura per strada. Però il colpo parte addirittura dal basso? Dal basso, sì, dal basso. Quindi come se ci fosse stato, che ne so, qualcuno nascosto sotto una macchina. Chi lo fa? Questo non fu mai accertato. No, comunque sicuramente un colpo che andava a buon fine. Quindi, chi insomma, lo faceva sapeva quello che faceva. Ecco, appunto, ecco, quindi già questa cosa qui, insomma. Sì, che poi insomma gli esecutori sono sempre quelli che sono, poi il mandante è quello il problema. Ma infatti c'è una cosa importante. Comunque, sì, ti hai parlato di Craxi, ma tu hai visto anche in questa situazione di Kodeka, in questo periodo, poi tra l'altro il PC faceva una cosa, ma la Democrazia Cristiana teneva il moccolo anche dall'altra parte, cioè probabilmente c'erano... Certo. Hai capito, è tutto questo che risale secondo poi me. Non dimentichiamoci che non so se non vorrei dire magari cifre troppo azzardate, ma
almeno un buon 60 o 65% dei parlamentari democristiani venivano dal partito fascista comunque. Erano stati tutti presi dentro la DC, diciamo, certo. Solo gli irriducibili praticamente erano rimasti a in frange che poi adesso io non so se già nel 52 ci fosse l'MSI, adesso io questo non lo so, non lo ricordo e non sono andato a cercarlo, però comunque sia... questo è poco ma sicuro. D'altronde garantivano una certa continuità, perché non è facile dopo una guerra mondiale farsi una nuova classe dirigente, quello c'era, e in più garantivano la loro atlanticità, no? Dovevano farlo per forza, perché comunque gli americani avevano già deciso di mettere delle basi qui, insomma, se già non ce ne stavano alcune, ma loro comunque c'avano le navi nel Mediterraneo tranquillamente ormeggiate nei porti italiani, per cui noi ormai stavamo sotto il tallone degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti poi ci dovevano dare i soldi per ricostruire tutto quello che loro ci avevano sbragato, perché poi comunque non ma ci dimentichiamo questi, che l'Italia ce l'hanno distrutta gli americani. Non ce lo dovremmo mai dimenticare. Le bombe che noi abbiamo preso in Italia erano quelle italiane, erano quelle americane, scusate. Comunque molti di questi poi fascisti erano comunque anticomunisti, per cui mi ricordo quando abbiamo parlato del delitto di Halligen, no? Sì. D'altronde, come abbiamo detto prima, De Gasperi anche avvallò determinate cose. Sì, ma questi permisero, permisero comunque anche queste vendette poi che ci furono pure da parte dei comunisti nei confronti loro, certo. Comunque, cioè, poi hanno cercato comunque di cancellarle queste cose, di nasconderle in qualche modo, perché ovviamente non è che facessero una bella figura, insomma, però comunque queste sono cose che... hanno impressionato abbastanza le parole di Montanelli, quelle che hai citato, insomma, sarebbe interessante leggerlo tutto quell'articolo, infatti bisognerebbe ritrovarlo. Che anche Montanelli, personaggio particolare, Però ecco, leggere un attimo anche delle cose che scritte lì a caldo in quel momento, penso che sia interessante, insomma. Sì, secondo me sì, scritte a caldo, ma appositamente, secondo me, non venirono fuori certo. A caso. No, ecco. Beh, certo. E dunque, e qua si ripropone un'altra cosa tipica della stampa italiana, che, insomma, che vediamo ancora oggi, insomma, ecco. E oggi non è serve, peggiorata. Non serve, sì, probabilmente pazzesca. Peggiorata. E, però anche questa cosa, per esempio, di tirare fuori... lo scoop per coprire altro, i messaggi, cosa che ecco, e basta, insomma, per quel delitto. Questo delitto racchiude molte cose che sono storia, ma che sono anche presente, perché l'Italia è ancora lì dov'è, insomma. Difatti la Meloni, per andare al governo, ha dovuto insomma rassicurare su determinate cose. E se no, non c'era. Altrimenti, che poi bisogna vedere fino a che punto lei comunque rimarrà fedele a sta cosa, perché poi... Ma... Io comunque mi aspetto che quando servirà, come al solito, scoppierà il solito scandaletto che tirano fuori sempre quando ci sono i governi di destra. Basta vedere quello Italia, che succede di solito, insomma, cioè, da un po' di anni a sta parte tutte le volte poi si inventano qualche scandalo, però fuori. In Italia il fatto è che, secondo me, poi vi lascio, bisogna creare il quadro politico, che adesso non è in ebollizione, perché se vogliono creare un quadro politico duale, devono creare una destra e devono creare una sinistra, ecco, per cui non lo so cosa verrà fuori, cosa penseranno di fare. La Meloni probabilmente vedono se riesce a creare una destra conservatrice all'inglese, diciamo, ecco, perché secondo me l'intenzione è quella di creare in Italia una destra conservatrice all'inglese e una sinistra come quella anglosassone. Ma quando mai, voglio dire? Cioè... Ah, guarda. Ma non credo proprio, insomma. Cioè, vediamo, dipenderà dai finanziamenti, dipenderà dai personaggi che vogliono pompare, vediamo.
tanto ci stanno i soliti noti che spargono soldi a destra e a sinistra, e l'abbiamo visto benissimo, insomma, per cui no, cioè, mi riferisco a Soros, voglio dire, insomma, sì, lui finanzia tutti, per cui, cioè, gli importa, lui dà i soldi qua, dà i soldi là, li dà a destra, a sinistra, non gli frega niente, l'importante è che crea scompiglio, insomma, Paragone se l'è presi, a Bonino se l'è presi, quell'altro se l'è presi, basta che comunque lui sta dentro. Sì, o bastano anche per creare un teatro, però, no? Sai, comunque adesso stiamo in una situazione veramente di stallo, come dicevamo già qualche settimana fa con Stefania, quindi dobbiamo capire un attimo che cavolo succede, perché secondo me questa è una situazione di stallo, perché devono creare, cioè devono creare il quadro politico, sono cosa presenti agli elettori. Lo cosa so, ma a parte che adesso cosa presenti? Perché, scusa, abbiate pazienza. Cioè, uno che ti mette gli arresti domiciliari per 2 anni e mezzo e si incazza perché non fanno i rave, come se ci andasse lui poi a fare i rave, ma torna in Francia e va a insegnare i cretini come te, insomma, cioè, voglio dire. Cioè, fanno ridere, voglio dire, ma pure la Meloni, insomma, pure le persone che si è portato dietro, cioè già il fatto che abbiamo ancora Salvini, voglio dire, ma dove vanno questi? Cioè, gli italiani hanno detto 40% di gente che non è andata, ha vinto quello, il partito che ha vinto è stato quello, hanno preso il 40%, gli altri hanno preso gli spiccioli, e quindi adesso devono governare così, e dovremo vedere quello che esce fuori, perché stiamo tutti un po' in finestra a vedere quello che si inventa sta morella, che mi fa pure un po' pena. Vedremo. Vabbè, ma comunque pure lei sta più o meno sotto il cappello di Soros, perché ha Aspen Institute, per cui va bene così. Ma sì, non è a caso, non è a caso. Lui ha vinto comunque, diciamo, quindi lui finanzia tutti, quindi quando finanzi tutti uno vince, per cui se finanzi pure alla fine vinci sempre tutto. Ma sì, ma guarda, la Meloni, se mantiene le promesse che ha fatto a questi tipi, va avanti, se no no. Sì. Non le promesse che ha fatto agli elettori, secondo me è questo, cosa vuoi, la ritene, forse hanno tentato, sembra più affidabile di Salvini. Salvini ha fallito comunque con il suo progetto di una Lega nazionale, e non può fare il contenitore di una destra nazionale all'anglosassone, non lo può fare. L'unica che poteva tentare probabilmente è stata individuata la Meloni, adesso vediamo se ci riuscirà. Sì, perché ormai le carte si sono giocate tutte. Adesso parliamoci chiaro, le carte se le sono giocate veramente tutte, perché si sono giocati Conte e cioè Salvini già se ne hanno giocate, mo ci rista un'altra volta, gli hanno detto non hai vinto, ritenta, ritenterà, vediamo un po' che potrà fare, insomma. Però comunque sia, sono loro, altro non ce n'è, non c'è, per cui infatti così vedremo cosa, che mix ci prepareranno. Dovremo vedere appunto che mix ci preparano questi quiz. Qualcosa devono preparare, perché il teatro democratico deve andare avanti, cioè non puoi sì, però diciamo stiamo anche in una situazione pure a livello europeo che è abbastanza in subbuglio, perché Germania non sta messa bene, la Francia nemmeno, ci sono stati scontri anche, non so se sabato scorso, per cui, cioè, non so se avete visto vedremo, le notizie, vedremo. Vabbè, vedremo un po'. Come sempre le cose possono evolvere in due direzioni, o l'Europa scoppia o si rafforza. Ecco, per cui, così, insomma, dai. Ok, va bene, ragazzi. Stefania, tu non hai partecipato. No. No. Stefania, no, beh, perché comunque no, beh, ma avete detto cose che nel pensatoio. No, no, è che avete detto comunque cose che, insomma, che condivido, nel senso che vabbè, gli abbiamo già fatti spesso questi discorsi sulla politica, sappiamo benissimo che non sono loro che decidono. Poi, per quanto riguarda la Meloni, non solo Aspen Institute, ma Steve Bannon,
personaggio anche lui di spicco della destra Sì, americana, un infatti. po' che rimane sempre un po' dietro le quinte, però dirige sempre un po' tutto. Ci aveva provato appunto con Salvini e adesso la nuova prediletta è la Meloni, e quindi sa così. E poi comunque invece per quanto riguarda le vicende raccontate questa sera sono molto importanti, come diciamo sempre, per capire proprio il presente, come giustamente ha sottolineato Lara, perché siamo ancora in questa condizione come paese, e poi per capire i meccanismi che sono sempre gli stessi. Come vedete, sono veramente, ritroviamo sempre gli stessi Schemi. meccanismi in tutte le epoche. Sì, gli stessi schemi. Questo lo ripetiamo sempre ogni volta che c'è Lara che ci parla anche di epoche diverse, perché lei ci parla del 500 o del Medioevo o degli anni 50, però i meccanismi e gli schemi si ripetono e sono sempre gli stessi. Eh sì, e ne ancora abbiamo imparato. No, ancora Esatto, abbiamo. sì. Ci vuole un po' di. Siamo dosti, siamo. Tragicamente siamo ancora qua a Infatti, fare tifosi. prendetela come un repetita Juventus. Ecco. Così, così. Va Melone. bene, ragazzi. Ok, Ok, un noi Laura. saluto a tutti. Ti salutiamo noi, grazie ancora. Grazie a voi, un saluto a tutti e spero che piacerà, insomma, questo Sì, racconto. Sono sempre storie. penso proprio di sì, insomma. Ok. Penso proprio di sì. Va bene. Grazie ancora, poi D'accordo. ovviamente ci risentiamo quando ci Sì, sarà tranquilli. occasione, insomma, di qualche cosa, qualche nuova scoperta tua Sì, o magari qualche ok. altro argomento che uscirà fuori nel proseguio Nel della tempo. stagione. Ok. Va bene. Grazie ancora, Grazie, buonanotte. grazie, grazie. Buonanotte. Ciao, ciao, Ciao Lara, ciao cara. buonanotte. Ciao, un abbraccio, ciao. Un abbraccio e buonanotte anche a Stefania. Come Buonanotte, buonanotte a tutti. sempre, appuntamento a giovedì prossimo su Spreaker qui con Forme d'Onda. E io vi lascio in compagnia di un brano di Mike Rutherford che si intitola Overnight Job da Small Scripts Day. Quello è il titolo dell'album. Buonanotte a tutti!